Dunque, oggi terminiamo questo argomento sulle tecnologie web, che purtroppo la settimana scorsa i disguidi tecnici non ci hanno permesso di anticipare, e da giovedì inizieremo a parlare poi della progettazione dell'interfaccia utente, quindi dei mock-up. Oggi cerchiamo di colmare rapidamente quello che è il salto tecnologico dagli anni 95, giù di lì, a oggi, quindi facciamo 20 anni in un'ora, dal punto di vista delle tecniche di sviluppo web. Tanto per capire che le singole funzionalità che oggi diamo per scontate in qualunque applicazione web hanno richiesto in determinati momenti l'introduzione di nuove tecnologie che si sommavano ovviamente, no, abbiamo visto col la cosa dei nastri, il problema delle somme, il fatto che le tecnologie si aggiungevano, non si, diciamo, eliminavano mai, si aggiungevano rispetto a quelli di base che sono l'HTML, l'HTTP e cose del genere. Questo è la figurina che andremo poi ad arricchire, no? Che riassume quelle che sono diciamo, i blocchi funzionali principali, logici, di un'applicazione web base. Quindi di fatto abbiamo il componente server web, che dicevamo è un componente standard, perché di fatto fa sempre lo stesso lavoro, indipendentemente da quale sito che stiamo diciamo così, implementando, che serve, diciamo così, al browser, cioè fornisce al browser una serie di risposte sotto forma di file, e questi file possono essere contenuti HTML oppure contenuti, ad esempio, grafici. I contenuti HTML nella maggior parte dei casi non sono veri e propri file scritti a mano da qualcuno, ma sono l'output di una certa logica applicativa scritta in qualche linguaggio di programmazione, che fa sì che il sito si comporti come vogliamo noi. Quindi di fatto noi immaginiamo uno sviluppatore web che sviluppa un software, il quale software genera un file HTML in uscita, in output, e questo file viene, attraverso tutto questo meccanismo del protocollo HTTP, mandato al browser, il quale lo visualizza per l'utente. Quindi tutta la logica di sviluppo è qua dentro. Ovviamente chi scrive qua dentro deve scrivere un certo linguaggio di programmazione e deve anche conoscere l'HTML, come minimo, perché questo è l'output che deve generare. E qua ci sono vari tipi di linguaggi possibili. Tanto non importa al browser come è stato generato quel file o quella pagina HTML, l'importante è quale sia il suo contenuto. E qui ho provato a prendere qualche statistica recente su quali sono i linguaggi di programmazione che vengono usati lato server, no? Questi sono grafici che sono riuscito a estrarre la settimana scorsa, che dice che la maggior parte dei linguaggi utilizzati per lo sviluppo di applicazioni web sono questi blu, sono scritti in linguaggio PHP, no? Per chi di voi ha fatto il corso con Rioi, ha già conosciuto, no? Che è il linguaggio predominante per lo sviluppo di applicazioni web. Poi c'è la parte rossa, ASP.NET, che è l'ambiente di sviluppo Microsoft, quindi scritte in appunto ASP.NET, Visual Basic.NET, C# e cose di questo genere, l'ambiente di sviluppo che sta dentro i server Microsoft. Poi ci sono due fettine un pochino più piccole, vabbè, lasciamo perdere HTML che sono i siti statici, ma quasi sempre sono pubblicità, ma c'è una fetta 3% che parla di siti sviluppati in linguaggio Java. Poi in realtà non è sicuramente completo questo grafico, questo è ciò che sono riuscito a trovare, perché ci sono molti altri linguaggi, se vogliamo, minori con cui comunque i siti sono sviluppati. La fetta Java, anche se sembra piccolina, in realtà ha una sua importanza perché quasi sempre, o perlomeno, scusatemi, è molto sviluppata sulla parte enterprise. Quindi l'applicazione lato enterprise, aziendali, che hanno comunque la necessità di integrare tutta una serie di servizi esistenti, parlare con dei back-end precedenti, parlare con più database diversi, hanno, diciamo, esigenze anche di scalabilità, di complessità maggiore,
tipicamente non riescono a essere scritte usando PHP, che è un linguaggio molto più semplice, molto più leggero, che non ha tutta una serie di caratteristiche, diciamo così, a livello enterprise. E quindi si usano linguaggi secondo me, più strutturati, approcci più strutturati, come quello, ad esempio, offerto da Java, no? Quindi se andate a vedere cosa c'è dietro i siti web più, diciamo così, amatoriali, lato consumer, spesso c'è anche PHP, ma se andate a vedere cosa c'è dietro ai siti dispositivi, cioè che gestiscono dei processi, molto spesso invece ci sono applicazioni fatte con l'architettura enterprise, tra cui Java. Poi questo qua è uno spaccato dei vari diciamo così, prodotti software che si usano come ambienti di programmazione all'interno del mondo Java, ma su questo diciamo, non ci addentriamo. Questo è il livello logico, no? In cui scriviamo l'applicazione. Questa applicazione ovviamente dovrà lavorare con dei dati. E questi dati da dove arrivano? Questi dati sicuramente sono memorizzati da qualche parte in una base dati, la quale base dati sarà accessibile al database, cioè a livello logico. Quindi l'applicazione scritta in PHP o scritta in Java, che sia, o in ASP.NET, a un certo punto per riempire i contenuti della pagina HTML dovrà sapere, che so, se a un certo punto la pagina HTML deve dire che oggi ci sono stati 12 ordini, questo numero 12 lo deve prendere da qualche parte. Come fa quel software a saperlo? Beh, fa una query, un'interrogazione, un database sottostante, andando ad estrarre l'informazione che gli serve. Quindi ogni sito di fatto non può fare a meno di avere un layer, un livello sottostante in cui i dati vengono memorizzati. E questo è un database classico, un server di database normale, che si aggiunge però nella nostra figura come ulteriore livello oltre al livello applicativo. Quindi noi vedevamo che la nostra richiesta web che arrivava dal browser, il web server la trattava come se fosse una richiesta statica, ma poiché non era statica, doveva passare all'application server che conteneva la logica dell'utente, che permettesse di costruire la pagina. Ma poiché per costruire quella pagina servono dei dati, allora l'application server deve andare a interrogare il database server. Quindi questo application server, poverino, è preso tra due molle. Da un lato riceve delle richieste che deve soddisfare e deve generare un HTML, con delle informazioni che lui non ha e che deve ogni volta andare a chiedere di nuovo alla sua destra, al database server, lanciando delle query in linguaggio SQL essenzialmente. E queste query restituiranno dei dati, e questi dati verranno usati, secondo la logica applicativa che dobbiamo implementare, per generare o interpolare, decidere che cosa mettere nella pagina HTML. La cosa più banale, quando voi entrate su un sito e fate il login, arriveranno i dati con la vostra login e password all'application server. L'application server deve sapere: questo utente è registrato, esiste e la sua password è giusta? E interroga il database per saperlo, il quale conterrà in una certa forma, speriamo criptata, il nome di utente e le password, e il database dirà sì, l'utente esiste ed ha queste caratteristiche, nome, cognome, profilo, eccetera, oppure non esiste. Allora, a seconda di che cosa dice il database, la pagina HTML che verrà generata sarà completamente diversa. Da un lato sarà una pagina di errore, no? Guarda, hai dimenticato la password, oppure non ti conosciamo, registrati, non sai che occasione ti perdi, eccetera. Dall'altra parte invece se la convalida corretta, la convalida della password corretta, mi darà la mia homepage autenticata all'interno del sito. Quindi tutto sta sulle spalle dell'applicazione che facendo le query giuste e poi facendo la cosa giusta in funzione del risultato delle query, sopravvivo da qui. Crea l'interfaccia utente un pezzo alla volta, una pagina alla volta. C'è, vabbè, lo dico dopo. Faccio vedere un esempio. Questo è in PHP di che cosa succede, ma chi ha già fatto il corso di video lo sa benissimo, all'interno dell'applicazione. All'interno dell'applicazione, scritto ad esempio in linguaggio PHP, a un certo punto il programmatore avrà scritto, dovrà fare un'interrogazione al database e scriverà del codice SQL. Perché come parla l'application server col database server?
attraverso il linguaggio SQL, che è l'unico linguaggio che la base dati conosce. Perché dobbiamo usare l'SQL e non abbiamo un altro linguaggio magari meglio integrato, che so, col PHP stesso? È perché quando i primi programmatori, 20 anni fa, delle applicazioni web si sono trovati di fronte all'esigenza di salvare dei dati, si sono guardati intorno e hanno detto: cos'è? Dove posso salvare i dati? Ah, ci sono questi database. Tra l'altro andava bene perché proprio in quel periodo cominciavano a esistere i primi prodotti gratuiti, i primi DBMS gratuiti, perché le famiglie, nasceva MySQL, no? Le famiglie precedenti invece erano prodotti costosissimi. E quindi i programmatori, diciamo così, soprattutto nel mondo web che nasce molto sul bottom-up, nel mondo amatoriale, non li consideravano proprio. Però esistevano questi prodotti e ho detto: perché non li usiamo? Li usiamo, bisogna impararsi un altro linguaggio, va bene, però faccio prima impararmi il linguaggio SQL e usare un prodotto che c'è già, piuttosto che non inventarmi una cosa nuova da zero che sia magari integrata meglio con il linguaggio di programmazione web che uso. E così abbiamo portato in casa un linguaggio in più. L'interrogazione SQL che in qualche modo mescola dei frammenti di SQL vero e proprio con dei dati forniti dall'utente. Perché se questa è una pagina che fa una ricerca, no? Ricercano dei documenti andando a vedere se c'è una certa parola chiave, parafrasando un po' la query, la parola chiave la inserisce l'utente. Quindi nella query SQL, where la parola chiave è uguale, lì ci deve finire ciò che ha scritto l'utente nella pagina web precedente. Quindi si vanno a combinare dei pezzi di dati che arrivano dall'utente con dei pezzi di query, vengono mandati dal database, questa è l'istruzione che esegue veramente la query, la quale restituisce dei risultati, e questi risultati vengono letti dall'applicazione e usati per costruire la pagina. Adesso qui, in questo elabora i dati, 99 su 100 ci sarà la costruzione in HTML di una table oppure di una lista nella quale sono, diciamo, elencati i risultati della ricerca. Quindi in questo solo frammento ci sono già almeno tre linguaggi, c'è il linguaggio PHP, il linguaggio SQL e il linguaggio HTML, che è il contenuto che creo, che vado a generare all'interno di questa parte di codice. Purtroppo PHP incoraggia questo tipo di programmazione in cui mescolo tutto, mescolo SQL, mescolo HTML, mescolo PHP, mescolo codice, e questo lo rende poco scalabile, no, per il motivo per cui viene usato di meno, no, in ambito enterprise. Però tutto è nato, come dicevo, perché, cioè questa architettura è nata perché un prodotto esistente, cioè i DBMS server di database relazionali, era un prodotto disponibile e abbastanza adatto a ciò che serviva a sviluppare applicazioni web. Dico abbastanza adatto perché in realtà un DBMS nasce con una filosofia che è opposta a quella del web. La filosofia del web qual è? Faccio tante richieste piccole, ogni richiesta HTTP, faccio, rispondo e dimentico. Quindi è, dicevamo, un protocollo senza memoria, rapido, fatto di tante richieste brevi e indipendenti. Un database è strutturato in modo completamente diverso. Chi ha inventato il database, e parliamo degli anni 70, quindi ancora ben prima, no, dell'invenzione del web, pensava a un'applicazione dove c'era l'omino che al mattino alle 8 arrivava in ufficio, accendeva il terminale, non il PC, allora si parlava di terminali, e apriva una sessione di lavoro. E quella sessione di lavoro, quindi quella connessione col database, durava 8 ore. E poi la chiudevo. Quindi il database è pensato per ottimizzare i propri dati, il proprio funzionamento in funzione di sessioni continuative di lunga durata, con lo stesso utente, con lo stesso contesto. Invece lo stiamo usando come back-end, come supporto di un'applicazione web che riceve magari 10.000 richieste al minuto di utenti tutti diversi. E per ciascun utente dovrò fare una query nel database con i dati relativi a quell'utente lì o non a un altro. Carità, tutto si fa funzionare. Però stiamo mettendo insieme due cose, un po' come avere una spina e una presa che non hanno proprio i buchi fatti apposta, no? Della stessa misura. Se spingo forte, no? Alla fine entra, però magari qualcosa si rompe. Ecco. Questo, se vogliamo, è una metafora per dire che bisogna fare molta attenzione, soprattutto agli aspetti poi di prestazioni e di funzionalità, perché stiamo mettendo insieme due mondi che sono pensati per lavorare con ritmi molto diversi, no? Che lavorano al meglio se usati in modi molto diversi. E
quindi, di nuovo, sulle spalle di chi ricade il problema? Sull'applicazione. L'applicazione alla quale dovrà fare attenzione, vabbè, ma io non posso aprire e chiudere una connessione 1000 volte al minuto, se no il 90% del tempo lo perdo a aprire e chiudere la connessione. E allora cosa farà la mia applicazione? Beh, anziché aprire una connessione in richiesta, ne apre 100 all'inizio e all'avvio e poi cerca di riusarle come un giocoliere che se la passa dalla mano destra alla mano sinistra. Così tiene poche connessioni aperte per lungo tempo, ma dentro quelle connessioni infila le query di risorse di richieste diverse. No? E poi come faccio a sfruttare il fatto che il database è molto bravo a ricordare i risultati parziali per usare nelle query successive? Anche lì il database è bravo a avere memoria di ciò che ha fatto un attimo prima per ottimizzare ciò che fa dopo. Il web server invece di memoria non ne ha. E chi è che allora deve fornire quel minimo di memoria perché il database possa lavorare bene anche se il web server non ce l'ha? L'application server. Cioè noi stiamo lavorando con due componenti standard, il server web che lavora con la sua logica, la logica dell'HTTP, il server database che lavora con un'altra sua logica, la logica delle SQL, e quelli non li muovi. Cioè sono fatti così, non li cambi. Non li vuoi cambiare perché il web server c'è già, esiste già, non devo neanche scrivere una riga di codice. MySQL o altri database esistono già, non devo cambiare le cose, quindi non posso e non voglio modificarle. Però li devo far lavorare insieme mettendomi in mezzo e qui dentro c'è tutto codice mio nell'application. Che oltre a fare il lavoro vero della logica applicativa del sito, deve anche fare tutta una serie di lavoro aggiuntivo, prendersi carico di una serie di lavoro aggiuntivo, di funzionalità aggiuntive per adattare al meglio il funzionamento di questi due pezzi. Non piace a nessuno, ma soluzioni migliori non ne sono ancora state trovate. Ci saranno delle librerie, delle facilitazioni, delle abbreviazioni, ma alla fine il problema c'è e si agisce in modo diverso. Il web è nato così, per aggiunte successive. Quindi nel nostro diagramma temporale, semplicemente, quello che vediamo è che una richiesta che arriva dall'utente, ovviamente spende del tempo all'interno dell'application server, che è dove la logica, no, applicativa lavora, e questo application server farà una o più query, una o più interrogazioni al server di database. Questa linea tratteggiata sta a indicare che le query possono essere più di una. Ecco, tenete presente che nella maggior parte dei sistemi web, il componente che ha il carico di lavoro maggiore, cioè dove ti costa di più in hardware, dove devi avere le macchine più potenti, è proprio il livello del database. Perché è dove si gestiscono tutti i dati, dove effettivamente vengono fatte le query, dove deve gestire gli indici, la ricerca, eccetera. E quindi ha bisogno di un carico computazionale maggiore, uno spazio su disco molto maggiore, rispetto agli altri livelli che sono quelli superiori. Il livello del server web ha bisogno di tanta banda, deve essere veloce a rispondere alle domande, ma non ha bisogno di tante risorse di calcolo, tutto sommato. Quindi questi tre livelli sono molto sbilanciati come tipo anche di richieste sistemistiche, di tipo di hardware necessario. Cosa dico con un'applicazione? Un'applicazione di tipo gestionale. Se invece avete applicazioni diverse, che ne so, fate video streaming, allora il problema non è tanto il database server, ma il web server, che lui deve pompare dati terabyte al secondo di video a tutti i vostri utenti. Allora il problema a livello di HTTP, che deve avere tanta banda, deve avere buchi, dei tubi molto larghi e delle pompe sufficientemente potenti per poter riempire, no? E questo è il livello web che pompa dati. Mentre a livello di database, YouTube non conta niente, perché alla fine devi solamente gestire il catalogo dei video, no? Rispetto alla difficoltà di mandare filmati. Ma questo, dicevo, è un caso particolare. Nel caso dell'architettura enterprise, normalmente gestiamo dei processi e questi qua sono fortemente data intensive, cioè lavorano molto sui dati. Tenete presente che il database viene martellato contemporaneamente da tutte le applicazioni web. Se noi abbiamo un'azienda che ha tante procedure tutte online, beh, magari ogni procedura sarà la sua piccola applicazioncina web, avrà le sue pagine PHP, magari una fatta in PHP, l'altra fatta in Java, eccetera, eccetera. Ma poi alla fine tutte queste applicazioni varie, no? Usano lo stesso database sottostante, perché ciò che modifico da una parte devo poterlo vedere in tempo reale dall'altra parte, quindi vuol dire che i dati sono gli stessi. Quindi non solo è al servizio il database di questa applicazione,
ma lo stesso database può essere servizio di molte altre applicazioni intorno, ciascuna delle quali potrà avere anche un front-end diverso. Quindi questo aumenta ancora di più il carico su questo poveretto. Quindi noi alla nostra figura abbiamo aggiunto ovviamente la parte di storage, ma fin qua ancora nulla di eclatante. No, abbiamo solamente completato lo stack lato server. La evoluzione che c'è stata negli ultimi 15-20 anni invece ha cominciato, mentre lato server diciamo siamo a posto, è così che si fa, a meno del cambiare il linguaggio di programmazione o rendere addirittura più scalabili. Ma grosso modo il flusso è quello. Lato client c'è stata una rivoluzione, lato browser c'è stata una rivoluzione. Perché con questa architettura, una cosa stupida che è questa, sposto il mouse e compaio nel sottomenu, oppure sto fermo e queste figure di sfondo ogni tanto cambiano, poi mi potete dire non serve a niente, è inutile, dà solo fastidio. Ma con un'architettura, con ciò che abbiamo visto finora, questo non lo posso fare, non lo so fare, non sono capace a farlo. Perché? Perché con questa architettura definita, il contenuto della pagina web mostrata all'utente deriva dal file HTML che era stato restituito alla prima richiesta, HTTP. Arriva l'HTML, il browser lo mostra, e fine. Quell'HTML, cioè quella pagina vista dall'utente, non cambia, è fissa. Invece noi siamo abituati ad applicazioni in cui il contenuto che vediamo è qualcosa con cui possiamo in qualche modo interagire, in modo anche molto semplice. Allora, questo che cosa richiede però, dal punto di vista architetturale? Ma se il contenuto di questa pagina può cambiare in risposta delle azioni dell'utente, vuol dire che qua dentro il browser ci sarà un software che sa che cosa deve fare. Cioè non può essere il browser che in generale sa che quando vado qua deve far spuntare questo menu. Come fa a saperlo? Il browser. Il server, beh, il server ormai mi ha dimenticato, capite che quando io ho caricato questa pagina posso anche staccare il cavo di rete. Ormai il server non c'è più. Ha risposto, ha fatto il suo lavoro. Qui ho una pagina HTML dentro il browser e basta. E come fa questa pagina HTML a sapere cosa deve fare quando io sposto il mouse da qui a lì? Non lo sa il browser. Deve saperlo del codice, un programmino che io metto dentro la pagina HTML o inserisco in qualche modo dentro la pagina HTML. Perché ogni pagina HTML avrà delle sue modalità di interazione diverse da tutte le altre. Allora, quando sono arrivati a questa realizzazione, hanno cominciato a mettere dentro il browser l'interprete di un linguaggio di programmazione, in basso a sinistra, JavaScript Engine. Vuol dire che il browser non è più solamente un oggetto, un impaginatore che riceve un HTML e te lo mette in bella, ma sì, continua ad esserlo, quindi c'è il suo motore di impaginazione, ma poi dopo che ha finito di impaginare la pagina, si scarica dei programmi informati nel linguaggio JavaScript, JS. E ovviamente da dove li scarica? Li scarica sempre dal server web, saranno sempre scritti sul lato server e via HTTP ne saranno richiamati all'interno della pagina, c'è un comando apposta in HTML che si chiama script, e quindi nella pagina HTML c'è scritto, senti, io per funzionare bene ho bisogno di questo script. E allora il browser chiede al server il file JavaScript, lo scarica e comincia ad eseguirlo. Prima, seconda, terza, quarta istruzione, una dopo l'altra. JavaScript è un linguaggio interpretato, quindi semplicemente un file di testo che il browser esegue. E questo motore JavaScript interpreta il codice e questo codice cosa può fare? Può interagire, beh, attraverso un'interfaccia, un'API ben definita, con la pagina. Quindi questo codice JavaScript può capire cosa c'è scritto nella pagina, può capire dove si trova il mouse dell'utente, che cosa ha scritto l'utente con la tastiera e così via. Quindi prende il controllo di ciò che fa l'utente, non sul suo computer, ma all'interno della pagina nella quale questo codice JavaScript è stato richiamato. Voi immaginate che è il sogno di ogni scrittore di virus, questa cosa qua. Se io scrivo del codice nel server e un utente, per il fatto stesso che ha visitato il mio sito,
aperto l'home page del mio sito, nella home page del sito c'è scritto script uguale col nome del mio file JavaScript, e il browser dell'utente, che non so chi sia, ha acceso il computer e ha visitato il mio sito, e io gli ho fatto vedere la pagina HTML, ma mentre gli ho scaricato un programma in JavaScript che il suo browser sta eseguendo sul suo computer. Quindi ogni volta che noi visitiamo un sito, stiamo eseguendo dentro il nostro computer del software, non il browser, non sono installato io, ok, ma del software che quel sito lì mi ha dato in quel momento. E il mio browser sta eseguendo sul mio computer. Quindi navigare su internet oggi significa costantemente, qualunque pagina navighiamo, sta eseguendo il codice nativo del browser, Firefox, Chrome, quello che sia, ma anche il codice che mi ha dato l'amministratore di quel sito. Allora, per fortuna non è proprio un virus, perché questo motore JavaScript all'interno del browser è molto protetto. Ad esempio, può avere accesso, salvo bug di sicurezza che ogni tanto saltano fuori, può avere accesso solamente al contenuto della pagina attualmente aperta. Quindi se ho due pagine aperte in due tab diversi, il JavaScript della prima pagina non dovrebbe poter, non deve poter, non può, poi a volte. Ma non può accedere, non può neanche sapere quale pagina ho aperto a fianco. Non può cancellarmi tutti i file dell'hard disk, non può neanche vederlo il mio hard disk. Quindi è molto limitato, si dice che gira all'interno di un sandbox il codice JavaScript. Sandbox, sapete che cos'è? Sono nei parchi giochi per i bambini, quei recinti all'interno dei quali c'è la sabbia. Allora lì vai dentro, fai tutto il casino che vuoi, tanto sei recintato, non può capitare niente, perché sei delimitato nei danni che puoi fare, no? È una scatola con dentro la sabbia, vai dentro. Allora, il codice JavaScript viene limitato nelle sue capacità, delimitato. Questo permette però la dinamicità dei contenuti, in questo caso, perché reagisce agli eventi di interazione, agli eventi dell'utente. Questo ovviamente si accoppia con un potenziamento notevole del motore di layout, che permette di che ne so, far comparire o scomparire dei blocchi, ridimensionarli, allinearli, spostarli in modo molto rapido e molto efficiente attraverso un altro linguaggio, che è quello dato dei fogli di stile, su cui però non spendo del tempo per parlarne, no? Solo per dire che quando io vado qua, in realtà quel blocco lì di testo con la figura c'era già nella pagina, non è che viene costruito adesso, semplicemente viene reso visibile o invisibile a seconda di dove mi trovo. Anche qua il nostro, per l'impresa, cambia il colore di sfondo. Quindi il linguaggio JavaScript ha tutta una serie di potenzialità per cui può modificare l'apparenza della pagina semplicemente modificando degli attributi dei fogli di stile associati ai vari elementi. La frase l'avete capita bene, se lo dimenticate. Quindi abbiamo potenziato il browser dandogli la capacità di interpretare del linguaggio JavaScript, e abbiamo reso felici gli sviluppatori web che, oltre a doversi imparare il PHP, l'HTML e il CSS, si devono imparare, scusate, il PHP, l'HTML e l'SQL, si devono anche imparare il CSS e il JavaScript, perché all'interno di una pagina, per generare una pagina, servono tutti questi. Una nota: perché nell'applicazione, qui vedete che io scrivo qua del codice, parte di questo codice gira lato server, parte di questo codice è salvato sul server ma gira sul browser. Se notate, lato server, io posso scegliere il linguaggio di programmazione. Il codice che gira nel browser invece non posso scegliere il linguaggio di programmazione, perché io non so che browser avrà il mio utente. Quindi mentre lato server posso, è tutto sotto mio controllo, posso decidere che ambiente di programmazione, che linguaggio, cioè fare tutti i test che voglio, il JavaScript gira sul browser e deve, il JavaScript che scrivo deve poter girare su tutti i browser di tutti i possibili utenti, indipendentemente dal sistema operativo che hanno, e c'hanno il Windows, e c'hanno il Linux, e c'hanno il Mac, e vedono sul mobile, e c'hanno Firefox, oppure Chrome, oppure Safari, oppure Opera, oppure chissà cosa sotto Linux. Tutti questi sono fatti nello stesso modo, ma tutti questi avranno delle loro stranezze, no? Dei loro piccoli bacchetti, dei loro modi, le cose. Poi JavaScript e CSS sono linguaggi sempre, anche HTML, sempre in continua evoluzione. Quindi se magari la versione, che ne so, 37 di Firefox, che supporta già i rettangolini con i bordini arrotondati, la versione precedente non li supportava.
E allora per fare bordino arrotondato con quella versione dovevo dare un comando leggermente diverso. Tu scrivi codice senza avere l'idea dell'ambiente su cui verrà eseguito, ma deve venire eseguito bene. Quindi è un piacere immane lavorare anche a questo livello qua, prevedendo quali potranno essere gli utenti. In ogni caso il linguaggio non è pensabile che ci possa essere più di un linguaggio. Cioè, io non posso pensare, chiedere al browser, senti, ma tu che linguaggio sei capace a leggere? JavaScript oppure il C oppure altro? Ci si è orientati verso un unico linguaggio e si cerca di fare in modo che il browser lo implementi da tutti nello stesso modo, in modo che anche gli sviluppatori riescano, però questo ovviamente sempre è una cosa in divenire. Per cui, mentre lato server posso scegliere il linguaggio di programmazione, lato client c'è JavaScript, punto. In realtà, a dire il vero, la Microsoft ci aveva provato a fare una sua versione che si chiamava VBScript, Visual Basic Script con, cos'era? Internet Explorer 3, una cosa del genere. Non ha preso piede, ovviamente, no? Perché non può essere compatibile solo con te stesso. E quindi voleva essere una concorrenza a JavaScript, ma fallita. Il numero di attori in gioco, chi fa il browser, chi fa i server, chi fa le applicazioni e chi fa gli smartphone, fa sì che tutto il mondo web sia molto difficile da catturare da parte di un'azienda, da monopolizzare da parte di un'azienda. Alla fine tutti i tentativi di monopolio, un'azienda che dice adesso facciamo così perché lo dico io, mentre in tanti altri settori dell'informatica hanno avuto successo, nel web no. Non puoi avere controllo su tutto, perché c'è sempre qualcun altro a cui non fa comodo, no? E allora per fortuna si va avanti con anche le grandi aziende. Con mentalità monopolistica hanno capito che anche loro conviene cercare di far andare avanti gli standard e usare gli standard piuttosto che imporre le loro soluzioni proprietarie. Ci sono voluti 15 anni alla Microsoft per capirlo, però ci stanno arrivando. E quindi quando propongono delle innovazioni, cominciano a proporle non in modo incompatibile col passato per dire usi me e non usi gli altri, ma in modo esteso, cioè attraverso estensioni degli standard proposte. Anche pubblicate, discusse in modo aperto e anche quindi implementabili dai concorrenti. Come sempre, chi ha più filo fa più tela, quindi chi riesce a metterci maggiori risorse potrà innovare di più. Ma alla fine abbiamo un ecosistema unico, che è un macello, è un pasticcio di cose, di linguaggi diversi, che però sta andando avanti e regge grazie al fatto che tutti i pezzi, è interesse di tutti gli attori, di tutti i player industriali, far sì che tutti i pezzi riescano in qualche modo a stare insieme, con tanta fatica. Questa è una tabellina in cui ho sempre preso da Wikipedia che fa vedere per i siti dove era il criterio i siti web che hanno forse credo di averlo scritto da qualche parte. Allora, i siti web più visitati al mondo Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Amazon, Wikipedia, eccetera, eccetera. Vabbè, quanti visitatori unici al mondo ci sono e quali linguaggi usano? Front-end, JavaScript, punto, ovviamente, perché quello c'è, perché quello i browser implementano. Back-end c'è di tutto. Cioè, chi sta programmando questi siti, in che linguaggi scrive? È un po' di tutto. Trovate di sicuro Java, trovate di sicuro PHP, per le parti più efficienti, che hanno bisogno di maggiore efficienza, trovate ancora C, C++. Ci sono dei pezzi di Python anche qua e là che cominciano a inserire, c'è Ruby on Rails, Ruby come linguaggio, che sono linguaggi esoterici, insomma, molto di nicchia, che sono stati pensati e inventati apposta per le applicazioni web. E qui c'è una certa variabilità, come vedete. Addirittura alcuni siti hanno inventato un linguaggio apposta per funzionare. E poi, livello database, anche qua ci sono molti che usano, ovviamente la Microsoft usa il suo database, no? Però molti usano MySQL, alcuni usano Oracle e alcuni usano altri tipi di database, soprattutto questi signori qua che hanno un carico enorme, usano database cosiddetti non relazionali, che non è il classico SQL, con le tabelle, le chiavi esterne, le relazioni, eccetera. Perché gestire l'integrità referenziale, che è la tipica cosa che ti dà un database relazionale, costa in termini di millisecondi, il tempo di lavoro.
E quindi hanno database, da un certo punto di vista, più semplici, pensati apposta per poter gestire grandi moli di dati senza grossi vincoli né sul tipo di né sull'integrità referenziale, né sull'integrità di dati e così via. Scaricando quindi sull'applicazione questi controlli, ma essendo molto veloci e molto efficienti su grandi quantità di dati. Questo più o meno la fotografia delle tecnologie. Se dici, ah, io oggi so fare il web, vuol dire che sai fare queste cose, tutte. O tante di queste. Poi ovviamente ci si specializza. C'è il front-end developer che vive qua in JavaScript e i suoi 90.000 librerie diverse. C'è il back-end developer che lavora qua. C'è il database administrator che lavora qua. E con la fame di persone che hanno le aziende, oggi quello che chiedono, se andate a vedere le richieste di lavoro, chiedono sempre un full stack developer. Che vuol dire tutto. Tu devi essere full stack e quindi mi devi saper fare dal database all'animazione carina in JavaScript all'ottimizzazione di tutti questi linguaggi. Vabbè, poi magari non li voglio neanche pagare bene. Dopodiché, abbiamo fatto sto casino per fare questa animazione? No, questo era solo il primo passo. Questo passo che cosa mi dà però? Mi dà la possibilità di avere delle pagine web dinamiche, ma stupide, nel senso che con ciò che ho fatto finora, il linguaggio JavaScript, abbiamo detto sandbox, protetto, può avere accesso, e quindi gestire, mostrare, far interagire, solo con le informazioni che sono presenti all'interno della pagina, che erano già presenti all'interno della pagina nel momento in cui è stata caricata. Vuol dire che non puoi fare questo. Voi conoscete Google? E io scrivo sistemi informativi. Allora, cosa sta facendo qua? Una cosa che ormai siamo abituatissimi, l'autocompletamento. Ok? Man mano che io scrivo sistemi, spazio, lui mi mostra i suggerimenti. Voi dite, che fantascienza sarà. Ecco, con quello che abbiamo non si può ancora fare. Perché cosa sta facendo? Ovviamente, man mano che io scrivo una lettera, ciò che scrivo lettera dopo lettera viene intercettato dal JavaScript. State tranquilli, voi anche quando respirate il JavaScript vi osserva e vi monitorizza. Ogni lettera, anche se sposto avanti e indietro, tranquilli. Sa esattamente cosa fa. Ma, e quindi il JavaScript dice, va bene, lui ha scritto sistemi, quali sono le possibili query, le possibili, diciamo, chiavi di ricerca più probabili che iniziano con sistemi? E che ne sa una pagina HTML bianca, vuota, di quali sono statisticamente le parole, le query in Google che iniziano con sistemi? Non lo può sapere. Cioè, se fosse l'autocompletamento dei nomi delle province italiane, io potrei dire, va bene, dentro la pagina HTML ci metto una tabella nascosta che contiene tutte le province, ci metto un array, no? Un vettore di stringhe in JavaScript, e quindi l'autocompletamento lo faccio su un insieme di dati chiuso, che ho già caricato dentro la pagina. Ma qui voglio fare autocompletamento, sezione, filtro, tutto quello che volete, questa è solamente la più semplice delle funzionalità di cui stiamo parlando, su dati che la pagina non conosce, con delle query che il server non può conoscere finché l'utente non comincerà a interagire con la pagina. Quindi mettete nei panni del server, il server ti ha dato una pagina con del JavaScript, poi il server ti dimentica e tu, 100 anni dopo, no, magari sono solo 100 millisecondi, ma dal punto di vista del server è passato, sono passati 100 anni, perché ormai ha fatto chissà quante altre cose nel frattempo, scrivi S. A quel JavaScript che gli hai dato 100 anni fa, cosa deve fare? Il JavaScript contatta nuovamente il server, ok, non è più il browser che contatta il server, è il JavaScript dentro la pagina che gli hai mandato 100 anni fa, che autonomamente non solo ti osserva, e fa e modifica la pagina, ma decide per conto suo di parlare col server. Dice, senti qua, questo utente qua, sappilo, ha scritto S. E il server dice, ah beh, ha scritto S, allora magari metti i sistemi come completamente, cose di questo genere. E quindi significa che, guardiamo a sinistra, questa sta diventando pasticciata questa figura, però a sinistra abbiamo il browser che adesso sta facendo girare un'applicazione client-side, la nostra applicazione in JavaScript.
girando dentro il browser. Questa applicazione, di sua iniziativa, può fare delle richieste HTTP al server. Tipicamente l'applicazione JavaScript non farà delle richieste di pagina HTML, ma di dati. Dice, senti, ma dopo S cosa può venire? E il server riceverà questa richiesta, la passerà all'application server, che farà una query nel database di tutte le statistiche delle query vere di Google, e restituirà magari non un HTML, ma un file di testo, magari, o un file XML, un file JavaScript formattato in qualche modo, con l'elenco delle stringhe. E queste stringhe, che sono i possibili completamenti, arrivano al JavaScript, il quale le può passare alla pagina, quindi modifica il contenuto della pagina creando questo riquadro sotto con dentro i completamenti possibili. Quindi questa è una comunicazione asincrona, che non sincronizzata col fatto che io clicco, ma lo fa il JavaScript quando vuole, tra il browser e il server, che avviene ogni qualvolta il browser vuole avere dal server delle informazioni in più. Se non ci credete, mentre voi, questa è sempre la solita finestra network in cui si vede il traffico HTTP, mentre io scrivo, ogni volta che io scrivo una lettera, vedete che parte una richiesta HTTP. Tutte le volte che scrivete qualcosa su un sito oggi, che abbia questo tipo di funzionalità, ogni tasto parte una richiesta al server. Non solo quella iniziale, quella delle immagini, eccetera, ma poi tutta una serie, c'è un chiacchiericcio continuo tra il JavaScript che sta dentro il browser e l'applicazione che sta dentro il server per scambiarsi i dati. Queste parlano in continuazione tra di loro. Per te, fa sempre per il tuo bene, in questo caso per fornirti la funzionalità di autocompletamento. Anche quando cancello, torno indietro, vi continuo sempre a parlare. Quindi questo, dal punto di vista architetturale, non cambia molto. Io solo ho aggiunto, rispetto alla figura di prima, questa doppia freccia rossa, che dice che le richieste web non partono solo, come faceva la freccia azzurra, dal browser, ma possono partire anche dal motore JavaScript, che ovviamente sta eseguendo il codice JavaScript che quel sito vi ha fornito. E ogni volta che io premo un tasto, sto attivando una pagina PHP diversa che farà la sua query e restituirà i dati. Quindi, a maggior ragione, quando faccio l'autocompletamento, tutto questo giro si deve compiere nell'arco di 50 millisecondi, 80, 100 massimo, perché altrimenti non ha senso che io scriva 4-5 lettere e poi solo dopo un po' arrivi il completamento. No? Quindi anche la rapidità di risposta diventa molto più elevata. No? Quindi, se vogliamo, questo nuovo livello, in gergo si chiama Ajax perché è il nome della funzione JavaScript che permette tutto questo. C'è un oggetto che si chiama Ajax, sta per, non è un oggetto che si chiama Ajax, è una tecnica che prende il nome da Asynchronous JavaScript and XML. Vuol dire semplicemente JavaScript usato in modo che fa delle chiamate asincrone, e poi c'era questa X di XML perché nelle prime versioni i dati che si scambiavano il JavaScript col server erano formattati in XML. Poi si accorge che XML era troppo pesante, lento da codificare, lento da decodificare, lungo da trasmettere, verboso, e adesso si usano, diciamo così, tecniche di codifica, si chiamano JSON tipicamente, JSON, JavaScript Object Notation, che sono molto più compatte, veloci da generare, soprattutto istantanee da parsificare lato JavaScript. Ma non entro nel dettaglio di questo. Quindi dal punto di vista dell'architettura non cambia molto. È semplicemente stato potenziato l'interprete JavaScript permettendogli una cosa che prima non poteva fare, ma che nessuno ci aveva pensato prima, cioè le chiamate asincrone. Dal punto di vista invece dei metodi di sviluppo web è cambiato tutto. È cambiato tutto perché adesso si lavora spesso in un concetto di single page application. Cioè, mentre nel web tradizionalmente si lavorava per pagine, un'applicazione fatta di tante pagine web, oggi ci sono molti siti che sono fatti di una pagina web sola. Se guardate Twitter, fatto di una pagina web sola praticamente vuota. Se fate una richiesta HTTP a twitter.com/, vi dà una pagina praticamente vuota. Tutto il resto
viene creato dopo, attraverso chiamate asincrone. L'elenco dei tweet, gli link, l'interfaccia, praticamente tutto il contenuto dell'interfaccia viene creato dopo. Quindi c'è un'unica pagina HTML che di fatto funge solamente da contenitore, da ambiente in cui viene eseguito il JavaScript, il quale fa tutto il lavoro lui. Tutto il lavoro lui, ovviamente tutto il lavoro che può fare lato client, e dovrà parlare con un server da qualche parte per poter, che so, sapere quali sono i tweet, poterli mandare, quindi leggere, scrivere dei dati, scambiare informazioni e così via. I linguaggi non sono cambiati, ovviamente sempre JavaScript lato client, ma ovviamente il modo di lavorare, il modo di concepire l'applicazione, se prima di questa modalità, cioè modalità tradizionale, diciamo, modalità, diciamo, pre-Web 2.0, all'inizio del 2.0, il grosso dello sviluppo era lato server, adesso in molte applicazioni il grosso dello sviluppo è lato client, e sul server ci stanno solamente o quasi solo delle API, cioè delle finte pagine web che sono pensate apposta solamente per restituire i dati che servono alle chiamate AJAX che provengono dal JavaScript. Quindi abbiamo un lato server che è fatto di API, di chiamate, application program interface, quindi sono chiamate, interfacce a chiamate possibili per il codice front-end, e tutta la logica applicativa sta praticamente sul browser, dentro il JavaScript, con tutti i problemi di sicurezza che si porta dietro, perché il JavaScript, essendo nel browser, chiunque può prendere e modificare, chiunque è abbastanza scafato, può prendere il browser, il JavaScript che ha appena scaricato, lo paciocca e gli fa fare cose diverse, e da quel JavaScript gli fa chiamare le tue API. Quindi devono essere anche un minimo protette in più, un po' più sospettose. Ma questo, questa figura è un altro modo di vedere la stessa, questa evoluzione. Modello 1, il classico modello era: sul browser c'è l'interfaccia utente e sul server c'è la parte di business e di dati, quindi la logica e il database, e la generazione dell'interfaccia utente. Quando dicevamo all'inizio dell'ora, è l'applicazione PHP deve generare HTML. Il livello 2 è quello AJAX classico, in cui io ho un server web che mi genera una prima pagina, una prima interfaccia utente, e poi lato browser ho un'applicazione che, usando pesantemente AJAX, interagisce col server web per andare a richiedere frammenti di pagina oppure dati. Quindi c'è però uno sviluppo della logica di business e di pagine web lato server, e invece lo sviluppo della logica di interazione lato client. Oppure il modello verso cui si va sempre più recentemente è avere il server praticamente nudo che fornisce dati. Mentre sul client, ovviamente, beh, ci dovrà anche essere qualche pagina HTML per contenerle queste cose, ma è il minimo. Ma nel funzionamento tutto il lavoro viene fatto da librerie molto più, diciamo così, che si stanno evolvendo, ad esempio una molto famosa è Angular, che viene spinta da Google, che dentro ha un ambiente di programmazione tutto suo fatto in JavaScript, che quando ha bisogno di richiedere dati, ovviamente interagisce col server, il quale, e questa è una singola pagina che fa tutto il lavoro. Quindi il browser non fa più il lavoro tanto del browser, che ti permette di, appunto, bravo, sfogliare da una pagina all'altra, ma semplicemente un contenitore di un'applicazione che, anziché essere scritta in C++, essere installata dentro Windows, è scritta in JavaScript e viene caricata, installata e eseguita dentro il browser semplicemente quando apri una pagina. Quindi il modello è cambiato molto. Ma quest'ultimo modello piace tanto, sapete a chi? A chi sviluppa applicazioni mobili. Perché quando io sviluppo applicazioni mobili, al posto di un browser web, ho un'applicazione scritta in Objective-C se uso iOS, o in Java se uso Android, che fa quel che deve fare, un'applicazione a sé stante, e che per parlare col server, ovviamente ha bisogno di accedere ai server, può usare le stesse identiche chiamate che usa anche l'applicazione web. Quindi noi abbiamo un server che offre delle chiamate, offre dei servizi. Poi abbiamo un'applicazione web scritta in JavaScript che usa quei servizi. L'applicazione mobile Android scritta in Java che usa gli stessi servizi. Quindi ha un livello di coerenza delle informazioni, dei dati, dei processi, della logica sul server,
E sopra questo posso montare interfacce diverse, far evolvere le interfacce, fare una nuova versione di interfaccia in qualunque momento, tanto l'importante è che le chiamate sottostanti siano le stesse. Quindi io posso avere un sito in cui apro, che ne so, la versione, il sito web del PC, oppure apro il sito web attraverso il browser del telefono e vedo comunque la versione web, magari impaginata in modo diverso, ma sempre web. Oppure un'applicazione nativa che è compilata e installata sulla macchina, la quale fa solamente più le chiamate ai dati, ai servizi. Questo è un po' questa figura qua, ho la figura apposta. Facciamo vedere che io ho un'applicazione unica che gestisce, offre dei servizi sul server. Questi servizi possono essere usati o da un'applicazione web classica oppure mobile, quindi sviluppata apposta per browser mobili, oppure un'applicazione nativa. Applicazioni native non hanno nulla a che vedere con l'applicazione web, sono semplicemente programmi compilati e installati nel sistema, che però anziché partire da zero riusano gli stessi tipi di API lato server. Questo è, grosso modo, diciamo così, lo schema di sviluppo. Allora, le costanti quali sono? Le costanti sono la molteplicità di linguaggi e di soluzioni di programmazione, la molteplicità di front-end, quindi l'utente, gli utenti sono i più diversi, usano i browser più diversi, usano i sistemi operativi più diversi, e c'è un'attenzione sempre maggiore verso la facilità di interazione. C'è tutto questo percorso che abbiamo fatto dal web 1.0 alle single page application. A cosa è servito? Cioè, non è che quando è nato Google era un'applicazione web tradizionale. Cioè, quando è nato Google, tu era già fatto così, la pagina principale, la parte di disegno che cambiava sopra, tu lì scrivevi e quando schiacci invio lui cerca. Cioè, faceva già il lavoro che doveva fare. Adesso lo cerca già prima che io finisca di scrivere. Quindi in realtà questa evoluzione ha permesso di rendere le interfacce grafiche sempre più dinamiche, che fossero in grado di rispondere sempre meglio, di facilitare sempre di più, no, il lavoro per gli utenti. Per cui se io sto scrivendo qualcosa di sbagliato, anziché sistemi informativi, lo scrivo con due T, lui me lo sottolinea, me lo fa già vedere, me lo corregge già subito sotto. Invece nell'interfaccia tradizionale io avevo dovuto scrivere sistemi con due T, schiacciavo cerca, poi lui mi diceva no, guarda che hai sbagliato, forse cercavi sistemi con una T sola. Mentre qua nell'autocompletamento non solo mi ha completato, ma mi ha corretto prima di completare. Ci siamo abituati oggi a queste cose. Poi c'è anche l'autocompletamento che fanno i cellulari, che tipicamente sminchiano le parole. E vabbè, questo è il ogni tecnologia ha il pro e il contro. Però vanno nell'ottica di portare l'utente allo stesso risultato con un numero di passi inferiore. Nei casi d'uso, usando le terminologie dei casi d'uso, noi abbiamo accorciato lo scenario di successo, l'abbiamo reso più semplice, più lineare, abbiamo tolto i passaggi in mezzo perché alcuni passaggi vengono fatti direttamente al sistema. Oltre che aver permesso l'esistenza di applicazioni che invece non sarebbero potute esistere, tipo tutto, partiamo da Gmail, Facebook, tutte le reti sociali, richiedono proprio questo tipo di aggiornamento continuo dei contenuti, no? E questo grazie, diciamo così, a queste nuove architetture. Ma non dimentichiamo che queste sono le tecniche di programmazione. Con queste tecniche di programmazione io posso costruire il sito semplice che visitiamo in 5 o in 10, tanto per gioco, oppure un sito che supporta un sistema informativo, l'abbiamo chiamato livello enterprise prima, no? Che differenza c'è? C'è differenza nei linguaggi di programmazione? No, quelli sono. Abbiamo visto che front-end usano tutti JavaScript, back-end usano le cose più diverse, ma alla fine il back-end deve usare un'API, quasi nelle versioni più recenti, database. Ce ne sono una manciata, quelle sono le tecnologie. Allora, che differenza c'è tra fare uno sviluppatore, che ne so, per Facebook, che ha 1 miliardo di utenti al giorno,
e fare lo sviluppatore per il sito del macellaio del vostro quartiere, che sono lui e sua sorella che lo visita. E in termini di sviluppo, in termini di costo. Sono tutte le proprietà, le qualità non funzionali, tutte le qualità di quelli che chiamiamo requisiti non funzionali. Questi, flessibilità, portabilità, affidabilità, sicurezza, eccetera, eccetera, che sono requisiti che in un ambito su larga scala, in ambito enterprise, sono obbligatori. In un ambito più amatoriale, su bassa scala, su bassi volumi, non sono così importanti, non sono così critici. È molto più importante la funzionalità che faccia delle cose, poi se poi non è ad esempio facilmente manutenibile, se non è facilmente portabile, se non è va bene, fa lo stesso, se non è affidabile al 100%, 99,99% del tempo, ma ci sono 3 giorni all'anno in cui va giù, pazienza, no? Cioè non è che sia così grave. La differenza però in termini di complessità di sviluppo e costo di sviluppo per garantire tutte queste proprietà, tutte queste qualità, questi requisiti non funzionali è enorme. È enorme perché se tu dici io voglio avere un'affidabilità del 100% non si può dire, se qualcuno ve lo dice è un marchettaro, mandatelo fuori a calci. Ma il 99,9% lo puoi fare, però visto che il 99,9% sono, se non sbaglio, 6 ore all'anno, vuol dire che tu devi avere delle persone che facciano manutenzione 24 su 24, che se capita qualcosa nell'arco di un'ora o due sia tutto ripristinato. E tra l'altro se lo ripristini in 2 ore vuol dire che te lo puoi giocare 3 volte all'anno, puoi avere 3 incidenti all'anno al massimo, no? Si può fare, sì, tecnicamente tutto si può fare, basta che tu metti tanta ridondanza e paghi delle persone che facciano i turni, i 3 turni sulle 24 ore. Allora, qui che nascono i costi. Poi c'è un problema di, parlando di costi, c'è un grossissimo problema di domanda. Parlo di aziende che commissionano, che vogliono un sistema informativo, faticano a comprendere la differenza di complessità tra fare la cosa appunto del macellaio del quartiere rispetto alla cosa su larga scala. E quindi dicono, ma scusa, c'è mio cugino che mi ha fatto una cosa per 5.000 euro, perché tu me ne chiedi 120? Ecco, perché è una cosa completamente diversa. No, perché magari tuo cugino con un saldatore ti fa il triciclo, no? Però magari andando in autostrada di 140 compri l'Audi, ecco. Che costa un bel po' più del triciclo, però lo sai, lo capisci, ma perché apprezzi la differenza. In questo campo spesso non si tende, no, a non apprezzare la differenza, per quello che noi cerchiamo di portarvi, no, a ragionare in modo rigoroso sui requisiti, su che cosa viene fatto, perché poi da lì, no, che poi deve discendere un certo progetto, una certa struttura dei costi in termini di un campo di sviluppo, in fase di sviluppo, in fase di gestione e manutenzione, non tanto semplicemente una contrattazione a ribasso, perché contrattare a ribasso significa poi ta poter tagliare non tanto sulle funzionalità, quelle sono più facili, tagliare sulle qualità, avere qualcosa che poi non funziona più, o che quando cambia la versione da Windows 8 a Windows 10 non ti funziona più su quella versione perché tu non avevi fatto bene le cose, non avevi fatto le cose secondo gli standard, avevi preso le scorciatoie, ma le paghi dopo. C'è un termine che si usa adesso abbastanza di moda nell'ingegneria del software che si chiama debito tecnico, technical debt, magari l'avete già sentito nominare. Dice che tutte le volte che tu stai sviluppando qualche cosa e prendi una scorciatoia, quindi fai una cosa non esattamente come dovrebbe essere fatta, o perché lo fai apposta per tagliare i costi, i tempi, per fare in fretta, o perché non lo sai semplicemente come deve essere fatta, perché non sei abbastanza bravo, non sei abbastanza formato, non sei abbastanza capace, allora tu stai risparmiando oggi un giorno, un'ora di lavoro, ma ti stai indebitando per il futuro. Perché nel futuro, quando dovrai mettere mano su qualcosa, quando quello lì non funzionerà per qualche motivo, scoprirai che è un baco, dovrai migrarlo a un sistema diverso, la tua azienda si fonde con un'altra, quindi dovrete mettere insieme i sistemi informativi, quell'ora che hai risparmiato oggi costerà molto di più domani per metterla a posto.
E quindi si cerca di insegnare ai manager che questo debito lo stiamo contraendo, ma lo dobbiamo sempre pagare noi, a meno che non vogliamo sparire dalla scena. E quindi tenerne conto, non tagliamo troppo sull'oggi, perché se no lo dovrò pagare domani. Ecco, l'altra cosa che i sistemi reali, i sistemi enterprise, devono gestire sempre, se no non sarebbe enterprise, che la maledizione dell'enterprise è l'interazione con il legacy, con l'esistente, con i sistemi che c'erano lì fino a ieri. E non è che per il fatto che arrivo io con il mio sistema nuovo, fiammante di zecca, single page application, fighetto, tutto ciò che c'era fino a ieri lo buttiamo via. Continua ad esserci. E non è che se ne sta lì tranquillo, fa le cose sue e io faccio le cose mie. No, ciò che c'era fino a ieri continua a esserci e io ci devo parlare, io devo interagire, io devo integrarmi, devo leggere i dati da lui, devo attivare dei miei processi quando dentro il sistema precedente succede qualcosa e così via. E quindi in qualche modo devo complicare, io ho delle figurine qua, aspettate, eccola, questa qui, che danno un'idea, no, di quella che può essere la struttura di un'applicazione, questo dal punto di vista hardware, di un'applicazione tipo enterprise, dove ho la parte front-end, la parte web, la parte applicazione e poi tutta una serie di servizi di back-end che girano magari ancora su mainframe o sono sviluppati con tecnologie diverse, vecchie, sistemi legacy, database precedenti che non sono stati progettati per questa applicazione ma per cose diverse ma che contengono dei dati che sono ancora utili e così via. E quindi questo mi richiede, quando io sviluppo, perché poi il mio lavoro lo faccio, questo si chiama Service Engine perché questa figura è pensata per il Java, ma quando sviluppo la mia applicazione che è qua dentro, dentro l'application level, devo avere un linguaggio di programmazione, un ambiente di programmazione che mi permetta, se ho bisogno di andare a parlare con un protocollo che non si usa più dagli anni 80, di poterlo fare. No? E questo è il motivo per cui i linguaggi nati apposta per il web, per fare applicazioni solo web, tipo PHP, queste cose non ce l'hanno, non sono in grado di gestirle. E infatti si ritorna verso linguaggi più tradizionali, tipo appunto il Java o C#, che vengono usati in questo tipo di applicazione enterprise. Proprio perché per riuscire, per doversi, per la necessità di doversi integrare con le applicazioni precedenti. Pensate che un anno eravamo riusciti qua a portare una persona a fare, una persona di una società di consulenza che lavorava presso, lo posso dire, a Torino c'è quello, San Paolo. E mi ha fatto vedere in aula una serie di figurine tipo queste, che diceva, praticamente diceva, noi all'interno di questa azienda abbiamo un processo di sviluppo rigoroso e quindi non è che uno sviluppatore si inventa una architettura web perché gli piace, deve usare una delle possibili architetture che sono state certificate e quindi avranno le loro normative, i loro regolamenti, quelli che chiamiamo requisiti non funzionali di dominio e di tipo organizzativo, cioè in questa azienda si fa così. Quindi tu non ti inventi, che so, non so, sto inventando, se il single page application qua non le facciamo, oppure se le facciamo con quella libreria, con quel framework, ad esempio. E quindi insisteva molto sul fatto che gli sviluppatori non erano liberi di fare ciò che volevano, i progettisti non erano liberi di fare ciò che volevano, ma dovevano aderire a certe architetture. Questo per permettere, da un lato, vabbè, agli sviluppatori di avere delle regole, che il loro prodotto fosse mantenibile, perché anche l'anno dopo magari un consulente diverso metteva le mani su quel codice, ma era comunque strutturato secondo certi schemi interni, e soprattutto che fosse poi gestibile dai sistemisti, i quali a questo punto avevano una serie di configurazioni di server, database, web, application, ben definite, e quelle dovevano gestire, non che ogni applicazione web, magari ne ho 10.000, aveva la sua configurazione specifica del lato server, web o del lato database. Quindi questo dà perfettamente senso. Poi ha cominciato, ha detto, ma io non posso entrare nei dettagli perché sono informazioni riservate, ma vi faccio vedere velocemente quali sono le architetture principali che sono permesse, sono, diciamo così, accreditate e approvate. E credo che ci abbia fatto vedere una ventina, 20 o 25 slide diverse, no? Tutte architetture diverse, dalla più semplice alla più complicata, eccetera, eccetera.
E se c'erano, quindi uno dice sì, hai standardizzato, ma ne sei standardizzati 25, non è che hai fatto una grossa opera, no? Di riduzione o di sfoltimento, però se c'erano è perché erano necessari. E erano necessari, magari sono state necessarie negli anni. Nel 2016, se dovessimo fare una cosa da zero, la penseremmo in un certo modo. Tra 4 anni di sicuro guarderemo quella cosa e diciamo, ma che schifo. Oggi si fa diversamente. Perché? Perché abbiamo trovato altri modi di fare, abbiamo trovato altre soluzioni, eccetera. Però non è che quello che hai fatto nel 2016 lo butti via. Lo mantieni. Quindi tutto questo non ha per noi tanto un impatto dal punto di vista funzionale, non ha un impatto dal punto di vista dell'interazione utente, che è il prossimo argomento che andremo a aprire, ma sicuramente un impatto sul processo di sviluppo, sui costi di sviluppo e su tutte le proprietà non funzionali del sistema, tutte le questioni non funzionali del sistema, in termini di complessità, di sviluppo e di gestione, poi di mantenimento del sistema. Io mi fermerei qua e giovedì invece ci tuffiamo nell'interazione con l'utente, parliamo di usabilità, di interfaccia utente e così via.